Strano mondo il nostro, strano mondo il nostro. Noi cattolici siamo accusati di fanatismo, no, è militanza. Si cambiano le parole e si cambia la rappresentazione mentale che una persona fa. Io ho questo canale, sul canale arrivano dei commenti anche violentissimi. Anche nei miei confronti sono offensivi anche a livello personale. Mi riferisco in particolare negli ultimi tempi a quel video a cui spesso cambio musica, testi, eccetera. Ecco, andate a vedere là sotto che con quale violenza si commenta. E io non li ho lasciati là, ho lasciato là quei commenti, giusto come ricordo e come testimonianza di chi poi accusa noi di intolleranza, di pretendere di avere la verità in tasca. Ma questi che fanno? Guai se tu non sei un libero pensatore. Quindi noi siamo deficienti, siamo creduloni, siamo cristianucci, crediamo a scritture che sono state manipolate, che finalmente è arrivato qualcuno che sta traducendo e allora finalmente la verità è emersa. Insomma, tutte queste. Posso dire queste vaccate. Ma ripeto, io non ho mai bannato, si dice, che termini brutti comunque, bannato nessuno. Chi invece si fa portatore, porta questa bandiera della libertà, e questi bannano, sei d'accordo se non ti bannano. Ma non perché qualcuno lascia dei commenti offensivi, no, qualcuno contesta, ma più che contestare, non è giusto neanche contestarlo, qualcuno confuta con argomentazioni precise. E siccome, insomma, i sofisti alcune volte riescono ad arrampicarsi, altre volte vanno in affanno e, insomma, adesso sono stati un po' incalzati, sono andati in affanno, vedi la cosa migliore, dire, ma insomma, tu fai altro, dedicati al tuo Dio, perché vieni a rompere le scatole qua, a rompere le scatole qua. Ma quando si ha un canale che è pubblico, quando si ha un canale che è pubblico, a meno che non si commette qualche quello che viene definito reato, allora si sta al gioco. Se non si vogliono commenti, si possono escludere, quindi escludete i commenti e pace alla libertà, insomma, alla tanto sbandierata libertà. Mi sono sentito di fare questo video perché trovo veramente questo comportamento una scorrettezza enorme verso una persona. Parlo di Paperino Pizzo, tra l'altro un mio amico, lo conosco molto bene, persona estremamente corretta, preparata, un militante cattolico, non un fanatico cattolico, un militante cattolico, militante, non fanatico. Sofisti, non cambiate le parole. Accusate il sistema di manipolare attraverso il linguaggio la realtà. Ma voi fate tale e quale. Ci sono dei sofismi veramente che sono intollerabili, e ve lo dico molto chiaramente. Ho atteso a fare questo video, ma adesso veramente, come dire, sono arrivato al limite. Quindi, libertà? Chi banna? Ma quale libertà? Ma quale libertà? Ma di che parlate? Ma di che parlate? Libertà. La libertà non si accetta che qualcuno possa commentare, confutare. Ripeto, andate a vedere sul mio canale, ci sono offese anche personali, rimangono là, a testimonianza di un'epoca in cui abbiamo perso totalmente il senno, abbiamo perso la retta ragione. È rimasto solo veramente questo, sì. Credulità dietro questi maghi, maghetti, guru, ricercatori indipendenti e roba di questo tipo. È uno sfogo che mi sentivo di fare, l'ho fatto, ne sono anche contento. Alla prossima.